Si parla di termalismo inserendolo in un quadro della sanità per quanto riguarda la prevenzione e in molti casi anche la riabilitazione. L'Abruzzo in questo può vantare un centro importante come quello di Caramanico. Oggi se ne discute e si guarda un quadro più ampio che è quello della prevenzione. Assolutamente sì, si tratta di rilanciare il grande tema del termalismo, di individuarne tutte le sue potenzialità e anche opportunità di sviluppo per quanto riguarda la nostra comunità regionale, perché si è in grado di mettere insieme un percorso assistenziale che parte dalla prevenzione e arriva alla riabilitazione, ma allo stesso tempo di poter cogliere gli aspetti naturalistici dei percorsi benessere che si aggiungono a quelli sanitari, che sono in esso connessi, che certamente non pesano quelli sul fondo sanitario, ma che possono dare un'opportunità di sviluppo anche turistico e territoriale alla nostra realtà. Di questo parleremo oggi, facendo un focus particolare attorno ai percorsi assistenziali che i percorsi termali e il termalismo possono garantire per una migliore qualità della vita. Ci sarà in qualche modo un sostegno verso questi percorsi? Intanto il Fondo Sanitario già impiega per gli aspetti riabilitativi legati ai livelli essenziali di assistenza circa 3,2 milioni di euro in questa regione. È evidente che possiamo mettere in campo un vero e proprio gruppo di lavoro che con un tempo molto ristretto possono anche produrre uno studio significativo sulla riduzione dei costi assistenziali da un lato, quelli ospedalieri, per arrivare però evidentemente a un miglioramento della qualità della vita delle persone e degli assistiti. È chiaro che abbiamo bisogno, per poter arrivare a individuare formule di indirizzo politico e di politiche della salute più opportune possibili, anche che siano scientificamente validate, e da questo punto di vista il percorso dei clinici e questo gruppo di lavoro potrà dare ulteriore sostegno rispetto già a quello che già rappresenta il sistema del termalismo per i livelli essenziali di assistenza.